l'onorevole senatrice candidata sindaco Adriana Poli Bortone. Il cuore e la passione sono quelli di Adriana Poli Bortone, candidato sindaco di centrodestra alle amministrative del giugno prossimo, che in una gremitissima piazza Mazzini ha presentato il programma elettorale che poggia le proprie basi su 10 colonne e con un unico obiettivo, quello di riportare Lecce allo splendore che merita, come ha ribadito in maniera determinata. E il programma l'abbiamo costruito insieme con la città, 2 mesi a consultare le categorie, gli ordini professionali, i gruppi, associazioni, ambulanti, tutti quelli che volevano essere consultati. Le necessità sono di diverso genere, c'è tutta una parte che riguarda, diciamo, l'ordinario, quella che dovrebbe essere la cura e la manutenzione della città. Abbiamo messo un assessorato alla cura, una mobilità assolutamente insostenibile, dei lavori pubblici che devono essere fatti bene, investire nel turismo plurale in tutti quanti i suoi aspetti. Occorre necessariamente dare vita ad un palazzo dei congressi, un palazzo degli eventi, poi rimettere mano al nostro piano regolatore, a questo PUG che è rimasto non adottato nonostante ci abbiano lavorato ulteriormente per 7 anni, ma meglio così, perché va rivisto, va rivisitato. Lei ha più volte sottolineato il dialogo e il confronto alla base del rapporto fra amministrazione e cittadino. Che è quello che è mancato, e non lo dico io per fare una critica, assolutamente sarebbe sterile, ma me l'hanno detto tutti quanti i cittadini, tutte le categorie. 10 le liste a sostegno del candidato di centrodestra, Movimento Regione Salento, Io Sud, Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, Prima Lecce, UDC Puglia Popolare, Tutta Lecce, Voce Nazionale e Lecce Futura. Un esercito di 320 candidati pronti a tirare la volata finale della coalizione verso Palazzo Carafa. Ed è bello che si sia riusciti a fare 10 liste, sono state spontanee, sono venute man mano, soprattutto con tantissimi giovani e con tante donne. Sono delle belle liste, rappresentanti di varie categorie, di varie estrazioni sociali, insomma liste che veramente disegnano la nostra città. Assumere le cosiddette buone prassi.